Chiese Fava, referente regionale di Libera Piemonte, qual è l'attività che Libera svolge nella nostra regione? Allora, prima di tutto una parola su Libera. Libera nasce nel 1995, è un'associazione che si occupa di lotta alle mafie e di educazione alla legalità democratica, o come ormai preferiamo dire, di educazione alla responsabilità. Libera nasce con due grandi impegni che poi sono anche i pilastri delle attività che continuiamo a fare oggi in Piemonte. Da una parte la memoria e dall'altra parte l'impegno. Per Libera memoria vuol dire ricordare le oltre 900 vittime innocenti delle mafie a partire dal 1893, da Emanuele Notarbartolo fino ad oggi. Le ricordiamo ogni anno, ormai da 16 anni, il primo giorno di primavera, il 21 marzo, e le ricordiamo stringendoci accanto alle oltre 500 familiari di vittime delle mafie che ormai fanno parte della nostra rete e si impegnano con noi sul territorio. Dall'altra parte la parola fondamentale per Libera è impegno. Impegno, perché non ci può essere memoria senza impegno, non ci basterebbe soltanto ricordare, abbiamo bisogno che quel grido di giustizia diventi attività e diventino progetti e diventi cambiamento reale della nostra società. Impegno vuole dire veramente tante cose, vuol dire educazione alla legalità. Incontriamo ogni anno circa 20.000 ragazzi solo in Piemonte, partendo dalle scuole materne fino ad arrivare all'università, e con loro portiamo avanti percorsi e laboratori di educazione all'uso consapevole del denaro, come dell'informazione, come sulle mafie al nord. Lavoriamo sui beni confiscati, in Piemonte i beni confiscati sono 136 e noi cerchiamo di portare avanti progetti di riutilizzo sociale di questi beni confiscati. Fiscati, come diremo dopo parlando della legge 109 del 96. E poi un altro lavoro per noi fondamentale è quello di osservatorio. Abbiamo un osservatorio regionale che porta avanti percorsi, approfondimenti, studio, riflessione sui temi, in particolare sul tema economie e mafie, soldi e mafie, perché sappiamo che le mafie vanno combattute in particolare su due versanti, quello politico e quello economico. Ecco, pensando ai beni confiscati, c'è un'esperienza che vuoi raccontare che c'è qua in Piemonte di riutilizzo sociale dei beni confiscati? Allora, quest'anno sono i 15 anni della legge 109 del 96. La legge 109 del 96 è una legge voluta da Libera, per la quale Libera raccolse tra il 95 e il 96 oltre 1 milione di firme, quindi una legge di iniziativa popolare, ed è la legge che permette il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. È grazie a questa legge che oggi è possibile in tutta Italia avere delle cooperative di giovani che lavorano per esempio in Sicilia sui terreni di Brusca, di Provenzano, di Rina, e che producono prodotti alimentari, biologici, buoni, sani e giusti. Anche in Piemonte ci sono esperienze di riutilizzo sociale, ne ricordo una, ma sono varie in varie province le attività che stiamo portando avanti. Quella che per noi è particolarmente simbolica è quella che riguarda una cascina che si trova vicino a Chivasso, a San Sebastiano da Po, a 30 km dal centro di Torino, una cascina che apparteneva alla famiglia Belfiore, una delle famiglie andranghettiste più importanti in Piemonte negli anni 80, una cascina che oggi è invece un luogo di speranza, è un luogo di progetti, è un luogo nel quale c'è una fattoria didattica, è un luogo nel quale produciamo il primo prodotto dei beni confiscati che arriva dal nord Italia, il miele. 15 anni di distanza dalla 109 del 96, Libera rilancia con la campagna Corrotti. Che cosa chiedete alle istituzioni? Quando redigemmo quella proposta di legge che poi è diventata la 109 del 96, noi chiedemmo al nostro Parlamento di confiscare e riutilizzare i beni confiscati ai corrotti e ai mafiosi. Nell'iter parlamentare è rimasto mafiosi, ma è venuto meno il termine corrotti. Per Libera però questo elemento rimane un elemento importantissimo. Oggi Don Luigi Ciotti sempre più spesso ci parla della corruzione come del cancro della nostra società, ma già nel 2003 l'ONU diceva di fare attenzione alla corruzione, perché la corruzione è spesso l'anticamera delle mafie per infiltrarsi nelle economie legali. Dati della Corte dei Conti dello scorso anno, del 2010, ci dicono che sono circa 60 miliardi i soldi che vengono utilizzati per corrompere nel nostro paese e che quindi vengono tolti ad altri bisogni fondamentali e primari all'interno della nostra Stato e della nostra società. Quindi Libera ha deciso di impegnarsi in modo particolare sulla corruzione insieme ad un'altra associazione che si chiama Avviso Pubblico ed è un'associazione di enti e di amministratori. Ha lanciato una campagna, stiamo raccogliendo 1,5 milioni di nuove firme, di cartoline,
cartoline attraverso le quali chiediamo al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di mettere in atto tutti quei comportamenti che portino il nostro governo a ratificare la Convenzione di Strasburgo del 1999, convenzione che l'Italia ha firmato ma che non ha ancora ratificato, convenzione che potrebbe portare ad introdurre all'interno del nostro codice penale una serie di strumenti e di reati fondamentali per punire la corruzione. Dati di quest'anno della Corte dei Conti del 2011 ci dicono che la corruzione nel nostro paese è aumentata del 30%, ma è diminuita del 20% la denuncia. E inoltre altri dati ci dicono che con l'attuale sistema penale è veramente difficile riuscire a punire quei pochi casi di corruzione che vengono denunciati.